Ce l'hanno secondo me ancora neanche adesso, ad oggi comunque, la percezione reale di quello che le è accaduto. Cioè, sono confuse, assolutamente, perché appunto, come dicono loro, se fai uso di cocaina, comunque puoi rimantenere una certa lucidità. Se invece, come dalle indagini stanno dicendo, che comunque c'erano altri tipi Viene di da. droghe, automaticamente perdi il controllo. Se non sei una persona abituata specialmente. Cioè, se non sei, non ne fai mai Però uso, io non basta credo che la poco. cocaina porta lucidità, eh? No, Scusate, vabbè, perché nessuna droga porta diamo un segnale lucidità. a casa, Nessuna droga porta porta dipendenza, lucidità, assolutamente. Però ci sono quelle che ti portano proprio a non capire più niente, a perdere il controllo e i Scusate, sensi. se mi permetti, sarò brevissima perché in questo passaggio secondo me è importante dire una cosa. Vero tutto, vorrei solo richiamare al fatto che purtroppo non è così semplice, cioè al di là dell'assunzione di sostanze c'è un altro aspetto che citava prima l'avvocato Chiesa che qui è da prendere come prioritario, cioè la sudditanza psicologica, nel senso che non c'è mai violenza fisica senza che ci sia anche sudditanza C'è psicologica, anche che di più. generalmente viene prima, si instaura prima, perché si parte da un rapporto di fiducia, da un patto di lealtà, per cui in effetti poi fare la cosa che sembrerebbe ovvia se non succedesse a noi non è così scontato e questo va tenuto in Genovese, se voi considerazione. non prendevate la droga, che reazione aveva Genovese? Per lui era un'offesa. Era Sì, è un'offesa. vero, si Vi offendeva. sentivate quasi in colpa? Non. Scusate, perché qua stasera vorrei tirare fuori Ti delle metteva in cose. condizioni, dato che ti pagava la vacanza e tutto, poi automaticamente dovevi comunque un minimo avere un ringraziamento nei suoi confronti e per lui era quello. E quindi anche se tu dicevi non ne voglio più, lui ti diceva prendine ancora? Lui insisteva tantissimo, però se era un no, Non è non è così. che te la. Cioè, non ti obbligava, però insisteva veramente Però è tanto qui che, come e si dice la dottoressa, offendeva. c'è una sudditanza psicologicamente. Ti faceva sentire in colpa se non ne Esattamente. sapevi. Esattamente. Allora, questa è la situazione.